Salve a tutti ragazzi, sono Skyrogames e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ci troviamo su League of Legends per vedere la guida di un campione. Questo sarà il primo di una serie di video in cui andrò appunto a mostrarvi delle guide, build, come si usa un certo campione. Oggi iniziamo con Xerath, ovvero il mio main, il mio campione preferito. Perciò direi, passiamo al video. Per prima cosa andiamo a vedere le abilità di Xerath. Innanzitutto, la sua passiva in pratica consiste in questo: ogni tot secondi, non vi so dire quanti, non ve li starò neanche a dire perché in base alla patch potrebbero anche cambiare, quindi non vi dirò i dati esatti, ma vi dirò più o meno cosa fa. Quindi ogni tot secondi gli attacchi base di Xerath ripristineranno del mana usato su dei campioni, ripristinerà il doppio del mana rispetto ai minion. Questa passiva è molto utile in early game, un po' meno in late, però in early è fondamentale. Vi servirà davvero tanto, soprattutto perché Xerath è un mago spammone e consuma molto mana, perciò questa passiva è vitale. Passiamo invece alla Q. La Q di Xerath, impulso arcano, in pratica schiacciando inizialmente la Q comincerà a caricarla. E una volta rilasciata la Q, appunto farà questo skill shot in una linea retta con un range davvero grosso. Infatti la Q di base era già un enorme range. Infliggerà danni magici in una linea con un... ci sarà però al lancio della Q un tipo mezzo secondo di latenza, come dire. Cioè non lancia subito la sua abilità, ma c'è un tempo minimo di spazio, come dire, spazio temporale tra quando lanciate l'abilità e quando viene effettivamente lanciata. Però questa abilità non perde di potenza se prende più bersagli, non viene bloccata dallo scudo di Yasuo, quindi è molto forte. Passando invece alla W, occhio della distruzione. Questo qui è invece una abilità d'area che infligge appunto danni magici ad area. La particolarità è che questa abilità rallenterà i nemici, però se i nemici vengono presi nel centro di questa abilità subiranno effetti maggiori danni, appunto, ma danni davvero grossi. Cioè credo, se prendete i nemici al centro, questa è l'abilità di Xerath che può fare più danni in assoluto e li rallenterà di molto. Perciò ragazzi, questa va sfruttata molto attentamente. Passiamo alla E invece. La E è sfera dello shock, scusate, sfera dello shock. Questa abilità è uno stun in pratica. Quando verrà lanciata si bloccherà il primo nemico e lo stordirà tra i... in questo caso, vabbè, io vi direi tra gli 0,75 e 1,75 secondo, anche se i dati cambiano, infatti è stata recentemente nerfata. In pratica vi dico semplicemente che in base alla distanza percorsa stordisce per più o meno tempo, cioè se è colpita a distanza massima stordirà per il tempo massimo. E questa qui è un'abilità di Xerath davvero utile per piazzare successive W o Q, cioè per avere il colpo sicuro. E infine passiamo alla ultimate di Xerath, ovvero rito arcano. In pratica all'attivazione di questa abilità Xerath rimane immobilizzato e ottiene qui chiamati tre sbarramenti arcani, che sarebbero tre, come dire, proiettili. Al terzo livello la R di Xerath ha un range enorme, quindi questo vi consentirà di finire i nemici o di appunto fare delle combo. E in pratica ottenete questi tre sbarramenti arcani che potrete appunto, saranno tre proiettili per colpire nemici a lunga distanza. E ci sarà un tempo di 10 secondi. Dopo questo tempo di 10 secondi, se non avete finito di lanciare i proiettili, Xerath tornerà appunto alla sua forma normale. Però se non ne avete lanciato nessuno, verrà, come dire, rimborsato il metà del costo in mana. E non in mana, scusate, in cooldown, cioè si dimezzerà il cooldown se non avete lanciato nessun proiettile. Mentre se naturalmente finite tutti e tre i proiettili si annulla automaticamente la ultimate dopo che avete finito, o anche se mettete un comando di movimento. Perciò come in che ordine vanno maxate queste abilità? Naturalmente dando priorità alla ultimate, successivamente alla Q, alla W e poi alla E.
Quindi vanno maxate in questo ordine. Andiamo invece a vedere la sezione rune e maestrie. Partiamo dalle rune. Innanzitutto io qui ora vi mostro le rune che uso io per Xerath, che sono secondo me quelle più versatili. Ovvero sono tre quintessenze di potere magico, quello istantaneo, come dire, a livello 1. Poi dei marchi di penetrazione magica, naturalmente, dei sigilli di rigenerazione mana e dei glifi, credo si chiamino così, io uso il client in inglese quindi non mi ricordo bene i nomi, e dei glifi di potere magico al 18. Ora vi spiego un attimo, queste rune vi consentono di avere una buona, come dire, offensiva a livello, come si dice, a livello 1, cioè partite insieme all'anello di Doran con 40 di AP che è base. E appunto, vabbè, c'è la penetrazione magica che credo che vada su tutte le rune da mago. Mentre la rigenerazione mana, quella lì l'ho trovata molto utile, perché con quei sigilli si arriva più o meno a un 3, quasi 4 di rigenerazione mana bonus a livello 1, che su un mago come Xerath è davvero una cosa ottima, vi dà davvero degli ottimi vantaggi, soprattutto perché anche se avete la vostra passiva, comunque oltre ad avere dei cooldown abbastanza bassi, ha anche dei costi di mana molto alti Xerath, ed è anche per questo motivo per cui non andrebbero bene con lui delle rune di cooldown, perché come dire, finireste subito tutto il mana. Perciò forse l'unica variante accettabile al posto delle rune di rigenerazione mana sarebbe delle rune di vita, cioè di HP o di armatura, ma direi che questa è la migliore alternativa. E naturalmente i glifi di potere magico al 18 vi consentono di avere anche un buon late game, infatti sono circa, vi da circa 30 di potere magico bonus a livello 30 e a livello 18, scusate, 30 di potere magico bonus a livello 18, che potenziato anche dall'effetto del Rabadon diventa tanto e può far davvero la differenza. Le maestrie invece, quelle che uso io più spesso, sono queste 2109, che vi danno con le 21 in attacco, appunto, vi danno potere magico bonus, vabbè, comunque sono le solite da mago. Mentre e 9 in utilità, perché allora innanzitutto ci dà della rigenerazione mana, che può essere molto utile, altri bonus e in particolare il biscottino, come lo chiamo io, ovvero appunto quello che sostituirà le pozioni, che vi dà oltre, vi dà lo stesso effetto delle pozioni più un mana e vita istantanea all'attivazione. Perciò io con Xerath utilizzo quasi sempre questa. Un'alternativa che potete usare invece è una versione simile, sempre 2109, ma con il come si dice, con un punto nell'utilità che vi prolunga la durata dei buff. Così se il vostro jungler, questo magari è utile da sono maestri utili da mettere se magari avete jungler come, non so, Rek'Sai o Rengar, che non hanno particolarmente bisogno del blu e che quindi sapete che ve lo daranno subito. Perciò queste qui vi aiutano ad avere un effetto del blu più duraturo, perciò avrete più rigenerazione mana e più cooldown, che non ve l'ho detto prima, ma su Xerath il più cooldown reduction avete e più viaggeranno veloci i proiettili della ultimate. Perciò il blu è proprio dio per Xerath. Veniamo invece alla build, probabilmente la parte che interessa di più a tutti voi. Allora, lo start, ovvero l'inizio, è composto da un anello di Doran classico, due pozioni che, se scegliete le maestrie che vi ho detto prima, si trasformeranno in biscotti, e il trinket, quello verde, fin qui tutto ok. Mentre al primo back, al primo recall, qui si fa un po' più difficile la situazione. Io di base vi consiglio di prendere il Forbidden Idol, che non mi ricordo come si chiama in italiano, è la pietra viola, quella per fare il Morello Nomicon, e o il libricino, quello lì viola che vi dà la P e la riduzione di carica, non mi ricordo come si chiama, oppure gli stivali, quelli classici, a seconda della situazione. Se il vostro nemico, se state tracciando il vostro nemico, compratevi pure il libretto, quello lì che vi dà appunto, vi dà la
la riduzione ricarica e più AP, o nel caso vi stia un po', si sta facendo, che so, resistenza magica, comprate gli stivali così vi potete fare i calzari del mago al più presto. Mentre l'oggetto di rigenerazione mana, io di base per ora vi direi di fare il morello nomicon sempre. Però ho sentito che nella prossima patch, perché adesso io lo sto registrando ai tempi della patch 5.5 questo video, ho sentito che nella prossima patch dovrebbero buffare il calice, quello di Atene, e raddoppiando la rigenerazione mana. Perciò se sarà così, vuol dire che tornerà a essere forte. Quindi se hanno buffato il calice, io vi direi, se siete contro un campione AP, appunto un mago, buildate il calice. Mentre, comprate il calice, quello dell'armonia, quello piccolo, al back. Mentre se siete contro un campione come, non so, uno Zed o un Yasuo, appunto un campione fisico, comprate il Forbidden Idol, quello per fare il morello nomicon. Poi, un esempio di build finale è appunto questa, composta dai calzari del mago, morello nomi con Rabadon, Zonia, le eco di Luden, che è il nuovo strumento, e la staffa del vuoto, mi pare che si chiami in italiano. Ogni item ha appunto la sua funzione, e per dirvi, nelle variabili invece abbiamo per esempio quello che vi ho già detto prima, il calice di Atene, che se lo buffano direi che diventerebbe un'alternativa del morello nomicon. Il Liandry, ovvero la maschera, quella che è utile nel caso il vostro nemico si sia buildato un sacco di resistenza magica e la staffa del vuoto non basti. Il Magi è un po' lo strumento da sborone, come dire. Se voi vedete nelle mie clip, io lo metto quasi sempre, però è come dire, è uno strumento molto rischioso, cioè va usato solo se siete sicuri di andare bene, se siete bravi, perché sennò rimane inefficiente, perché spendete un sacco e non vi dà niente in cambio, quasi niente. Perciò questo qui solo se siete bravi. Mentre il relay è una buona alternativa a un oggetto che vi dà tanto AP come il Luden, per esempio, l'eco di Luden, perché vi dà 100 AP, vi dà della vita, che è utile, e l'effetto che rallenta i nemici. Questo effetto è, come dire, è utile, anche se su Xerath è un po', come dire, non utilissimo, perché si applicherà solo di un terzo, a parte che sulla E, perché tutte le sue abilità sono ad area. Mentre il Trinket blu è una idea buona da cambiare con il Trinket verde, cioè sostituite il Trinket verde con il Trinket blu, più o meno è utile da farlo più o meno verso il late game, mid late game, cioè che so, 25 minuti di partita per esempio, perché vi consente di finire, magari perdete visione su un nemico, usate il Trinket blu e poi con la ultimate lo uccidete. Io lo prendo quasi sempre perché è davvero utile. Vediamo invece ad un altro punto importante, un punto saliente di Xerath, ovvero la laning phase. Questa appunto è la fase quando si sta in lane, più o meno nell'early game, all'inizio della partita. Durante questa fase il vostro compito è poccare il nemico, dovete sommergerlo delle vostre abilità. Lui non deve avere la possibilità di farmare, talmente lo devastate. Naturalmente all'inizio va fatto con un po' di riguardo, perché avete sì la passiva che vi aiuta con il mana, ma non è abbastanza per usarlo in continuazione, per usare in continuazione le vostre abilità. Però Xerath è un campione, come dire, con un grande range, perciò dovete avere una lane molto aggressiva, dovete essere davvero aggressivi con il nemico. Già dopo il primo back che avete l'oggetto di mana, di rigenerazione mana, lì potete cominciare a darci dentro, e se il vostro jungler ve lo consente, oppure chiedetelo al vostro jungler, fatevi dare il blu. Il blu su Xerath è fondamentale, se ve lo dà è fatta, ragazzi. Perciò ricordate, se avete l'oggetto di rigenerazione mana più il blu più la vostra passiva, lì potete andare aggressivi come non so cosa e spaccare il culo al nemico. Nel caso, voi dovete anche tenere bene d'occhio la mappa, perché nel caso vediate che qualche lane, vedete che il nemico nelle altre lane magari è a poca vita, potete avvicinarvi, perché magari i vostri alleati non riescono a prenderlo, potete avvicinarvi un po' e con la ultimate accaparrarvi la kill, che su Xerath è fondamentale, perché lui, se non ha potere magico, fa davvero niente di danno, perciò ha bisogno di davvero tanto potere magico.
Perciò dovete andare aggressivi, ma stare sempre in, come dire, in posizioni abbastanza sicure, perché di sicuro il jungler nemico verrà a gankarvi. E uno dei punti a sfavore di Xerath è che non ha mobilità, non ha escape, cioè non ha nessuna scappatoia, a parte la sua E, che è uno stun per giunta. Perciò dovete davvero stare attenti, ma allo stesso tempo essere molto aggressivi. Eccoci arrivati invece al mid e late game. Durante questa fase finisce l'early game, appunto, e cominciano a convergere tutti alleati e nemici verso la mid lane per pushare e tentare di vincere la partita. In questa fase del gioco Xerath ha un ruolo fondamentale, perché grazie al suo range, come già detto prima, può riuscire a infliggere grandi quantità di danno ai nemici stando a distanza lontanissima. Quindi il vostro ruolo sarà di stare, se avete presente quando si sta tipo verso late game che si tenta di bussare, si sta in gruppetti, cioè il gruppetto degli alleati e poi lontano il gruppetto dei nemici che tenta di difendere. Il vostro scopo è tentare di indebolire il gruppo dei nemici per poi lasciare via libera per vincere la partita, in pratica. Quindi dovete cercare di mantenere sempre le distanze, perché se vi prendono quasi sicuramente siete morti. E mantenendo queste distanze, indebolire e continuare a colpire i nemici, ucciderli e finire eventuali nemici con la ultimate. Perciò, cioè un po' come un cecchino in pratica, dovete fare, come dire, supporto da lontano a tutto il vostro team. E devo dire che, ragazzi, se vi siete fidati in early game, in late game, Xerath fa davvero tanti danni. Cioè è in grado di levare mezza vita una di carry con una sola Q. E la Q prendete la di carry da lontanissimo. Perciò la regola è mai avventurarsi da soli con Xerath, perché non avendo nessuna scappatoia, non probabilmente, cioè con una possibilità del 100%, se siete da soli morite. Quindi bisogna rimanere sempre dietro ai propri alleati, vicino, appunto. Serve una buona collaborazione del team con Xerath. Quindi rimanere dietro ai propri alleati e dovete colpire i nemici e, appunto, indebolendoli, svolgendo sia una funzione in un certo senso di supporto, ma anche una funzione davvero offensiva con i grandi danni che infliggerete ai nemici. Quindi ricordatevi, la fase di late game deve essere, come dire, una fase davvero attenta. Dovete stare attenti, ma allo stesso tempo essere molto aggressivi. Il video si conclude qui, spero vi sia piaciuto. Nel caso, fatemelo sapere tramite un mi piace o un commento. Ditemi se, appunto, vi piace questo nuovo formato dei video, se volete che ne faccia altri. Quindi vi invito a mettere mi piace alla pagina Facebook, a iscrivervi al canale e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!